Buonasera amici criptoinvestitori, ben ritrovati a tutti quanti, ce l'abbiamo fatta. Scusate ancora il ritardo, lo so, sono assolutamente imperdonabile, ma sapete che dall'ultima volta avevo avuto un po' di problemi con la sorgente video e allora ho tagliato la testa al toro, ho fatto il downgrade di OBS all'ultima versione che mi ricordo che funzionava. Quindi da adesso in poi dovremmo esserci, dovremmo farcela. E come vedete sono ritornato con la solita visualizzazione, non più frontale che era discretamente inguardabile, ma insomma siamo tornati con la telecamera laterale. Bene, detto questo, noi ci ritroviamo come al solito e adesso tra l'altro, piccola parentesi, anche oggi, se non erro, dovrebbe funzionare esatto le diverse impostazioni di risoluzione, quindi anche per chi ci segue da mobile non ci dovrebbero essere problemi. Tra l'altro avevo notato nelle sottoimpostazioni di qua di là, insomma, che non avevo messo un hard cap per il frame rate, adesso l'ho messo a 30 fps, quindi vediamo se qualcosa migliora. Insomma, come al solito, datemi feedback se avete problemi di video, se avete problemi di lag, se vi va in buffering in continuazione. Mi raccomando, che io sto cercando di scoprire sempre di più di questo dannato OBS che mi fa dannare in ogni situazione possibile. Benissimo, allora, noi, come vi stavo dicendo, oggi come sempre andiamo a vedere un po' i grafici, andiamo a vedere che succede. Oggi c'è stata una bella botta in sell-off che però è stata immediatamente assorbita, quindi la situazione, vorrei dire, non cambia assolutamente. Abbiamo una FOMO ancora galoppante, che il buy the dip rimane appunto il mantra in vigore. Vediamo però i livelli chiave. Chi mi ha seguito nell'analisi su Telegram sicuramente avrà già visto il primo, che è proprio quello che ha ostacolato il primo tentativo di dump e ha scatenato l'assorbimento, quello in zona 22.500. Insomma, qui l'operatività dominante rimane intraday. Non c'è molto da fare perché, insomma, sul giornaliero non c'è ancora stato tempo di formare una struttura un po' definita. Sull'intraday qualcosa si vede, quindi in mano agli speculatori. Il mercato è in mano agli speculatori. C'è possibilità soltanto, ovviamente, di aprire posizioni di questo tipo, proprio perché il movimento, l'impulso rialzista che è partito sul daily dopo la rottura dei massimi storici ancora non accenna a fermarsi. Stiamo vedendo incredibilmente le prime candeline di arresto proprio in questi giorni, ma come ben vedete sono dominate ancora dalla domanda. Quindi, insomma, è sempre prematuro prendere posizioni sul daily in questo contesto. Tuttavia, come di consueto, i grafici li andremo a vedere tra una mezz'oretta, oserei dire, più o meno a metà live. L'inizio, come al solito, è dato da voi, è creato da voi, è plasmato da voi, dalle vostre domande. Quindi mi raccomando, siate più carichi che mai, come sempre. Oggi ci sono anche un paio di temi scottanti da toccare, come il data leak della Ledger, che in realtà non è niente di nuovo, è una notizia già nota da quest'estate. Tuttavia, quello che è accaduto in questi giorni, penso, non so se ieri o oggi, di preciso, forse ieri, in tarda serata, che è accaduto che un hacker in possesso del database di Ledger, della Ledger, quello con dentro i dati di tutti i clienti, come potete vedere 1 milione di email e 272.000 ordini, con tanto di email, indirizzi di casa, numeri di telefono, nome, cognome, quindi un sacco di dati personali. Ledger non ha gestito molto bene la sicurezza, perché tenere tutti questi dati online sicuramente non è mai una buona idea, proprio perché questi data leak sono all'ordine del giorno, in particolare nel mondo delle cripto. Lo dovremmo sapere molto bene ormai. Ho deciso di aprire con questa notizia perché è una cosa veramente importante. Ci ho dedicato anche il mini video di oggi di Facebook, ma in particolare, al di là della notizia, che ormai, ahimè, il danno è stato fatto, e noi utenti non è che abbiamo sbagliato qualcosa, perché se vuoi acquistare il Ledger, ovviamente te lo devi far spedire. Come è successo alla Ledger, potrebbe succedere, che ne so io, a un altro qualsiasi e-commerce. È tutta questione di gestione della sicurezza. Come mai ad Amazon non succede? Perché ovviamente investe molto di più anche in cyber security. Si parla ovviamente di aziende differenti, però è veramente importante la sicurezza. Noi poveri utenti non abbiamo sbagliato nulla, abbiamo dato i nostri dati alla Ledger e, ahimè, sono stati bucati. E adesso, per tutelarci, che cosa possiamo fare? Allora, innanzitutto chiedo anche a voi se avete qualche altro consiglio da dare di
darlo, di scriverlo nei commenti, nella chat, così da condividerlo a tutti quanti. Io quello che posso dire, posso suggerire, sono sempre le solite cose. Allora, innanzitutto andare a vedere su questo sito haveibeenpwned.com. Qua dentro voi inserite il vostro indirizzo email. Recentemente, come vedete, è stato aggiunto il DB degli account Ledger. Quindi cos'è questo sito? In sostanza voi inserite la vostra mail e lui vi dice se siete stati vittima di qualche data leak. Pertanto se scoprite di essere stati vittima, non è che domani vi entrano in casa o vi rubano l'anima, però ovviamente bisogna alzare la guardia, perché phishing, perché magari se il leak conteneva il numero di telefono, magari siete bombardati da telefonate di call center, di SMS contenenti spam, contenenti per l'appunto phishing. Sostanzialmente questi data leak, se quello, la conseguenza principale che hanno riguarda per l'appunto il phishing. Il phishing, purtroppo, tante più informazioni gli hacker hanno a disposizione, tanto più riescono a farlo mirato, e un phishing mirato è estremamente pericoloso, perché se ci pensate arrivano delle comunicazioni, dei messaggi che sembrano effettivamente veri. Immaginatevi, appunto, con questo data leak, con questa breccia della Ledger, vi arriva una mail con dentro il vostro numero di ordine, supponiamo, con dentro il vostro nome e cognome, insomma sembra veramente vero. E magari se qualcuno è un attimino come dire, non è particolarmente attento, o magari è un neofita che non conosce i rischi e le pratiche di phishing, rischia veramente di cascarci, anche perché se così non fosse il phishing non esisterebbe, se nessuno ci cascasse. Quindi la cosa da fare, il mio consiglio che vi do, è: nel dubbio, qualsiasi comunicazione, qualsiasi mail, qualsiasi SMS che vi arriva dalla Ledger, prendetelo sempre con 10 pinze, ok? In particolare se contiene un call to action, un rimando, un link che vi fa scaricare qualcosa o inserire qualche dato da qualche parte. Non fatelo, quello non lo dovete fare, anche perché nonostante il data leak, i Ledger, i wallet sono tranquillamente al sicuro, cioè non è che c'è il rischio adesso di perdere le coin depositate sul wallet o il rischio che il nostro wallet sia in pericolo. No, è una cosa diversa, ok? Sono i dati che sono stati trafugati. Quindi, tra l'altro, uno dei principali attacchi in corso adesso si basa paradossalmente proprio sull'allarmismo generato da questo data leak. M'hanno comunicato che girano già delle mail di phishing che iniziano dicendo: attenzione, c'è stato il data leak alla Ledger, quindi il tuo wallet è in pericolo, vai subito qui e aggiornalo. Non fatelo, mi raccomando. Se vedete qualcosa da scaricare, ripeto, qualche applicazione, qualche l'input a muovere le vostre coin dal Ledger o a inserire il seed, non fatelo, ve ne prego, non fatelo. L'unico provvedimento da fare è alzare il livello di guardia per quanto riguarda le email truffaldine, gli SMS truffaldini, le comunicazioni truffaldine. Mi raccomando, fate molta molta attenzione. Scusate se sono stato magari pedante o ridondante a ripeterlo, a dirlo tante volte, ma ci tengo da matti che la cosa, insomma, venga vista, venga fatta da più persone possibile. Dunque, io qua vedo che mi è saltata però la chat, tanto per cambiare, non vedo, cioè io la vedo di lato la chat, però non la vedo dove la dovrei vedere, ovvero sul video. Tanto per cambiare, oggi qualcosa non funziona. Scommetto che non c'è neanche Carlos Matos che ci fa impazzire. È un peccato, un peccato. Che per il live non cambia niente, però chi ci vede magari in differita non vede i commenti, non vede le vostre frasi, le vostre domande. Che dire, farò tutto io, farò tutto di per me. Non capisco perché, dunque, fatemi fare soltanto una prova volante, perché fatto? No, non me le fa vedere. Pareva. No, ora sì, tac. Benissimo, occorre sensibilizzare tutti sulla sicurezza. Bene, no, c'era solo da cancellare e rimettere il widget. Ragazzi, è il bello della diretta. Lo so che direte, mamma mia, cioè dovresti aver imparato dopo 3 anni che fai video, dopo 3 anni che fai dirette. E effettivamente non vi potrei dare torto, ma
credetemi, non so se avete mai utilizzato OBS, è pieno di bug, mi ha fatto impazzire. Tra l'altro questa è una versione 0 punto qualcosa e tuttora, insomma, mi fa sclerare. Adesso, se qualcuno si iscrive, si abbona, dovremmo in teoria vedere anche Carlos Matos, perché qua in alto a destra dovrei aver rimesso anche quel riquadro. Vediamo, finché non vedo non credo, però potrebbe, ripeto, succedere. Allora, io torno subito da voi. L'altra notizia riguardava il down di Binance, che ho visto che qualcuno me lo ha anche chiesto, però vediamo, adesso facciamo una cosa alla volta. Ok, si vede tutto, perfettissimo. Ciao Luke, ci sono margini per un'azione legale contro la Ledger secondo te? Mi sembra molto grave quello che è successo. È gravissimo, è davvero grave, però ti dico la verità, non saprei, cioè secondo me con tutti i data leak che avvengono, non lo so, oddio, magari si potrebbe fare una sorta di class action, ottenere un rimborso, non te lo so dire, ti dico la verità, non me ne intendo di queste cose, però che io sappia, quando ci sono stati altri data leak, perché ormai sono all'ordine del giorno, che sia accaduto, che qualcuno ha fatto causa, che ci sono state delle cause e che sono stati dati di fatto dei rimborsi, che io sappia non è mai accaduto, o magari è accaduto poche volte, non saprei proprio. Ditemi voi, se qualcuno è più esperto, magari in materia legale riguardo i data leak, ditemi voi. Tra l'altro vi ricordo che tra poco, non so se avete letto su Telegram, oggi airdroppiamo due promo codes per Prime XBT del valore di 0.005 BTC l'uno, trading bonus che si può utilizzare per aprire e chiudere posizioni e così via. Il primo lo diamo tra una decina di minuti, incollo il codice nella chat e il primo che lo usa, pam, lo vince. Quindi siate pronti, con Prime XBT aperto dovete andare nel vostro profilo, nell'area promo codes, inserirlo e tac, attivarlo. Ciao Luke, fine settimana di paura e soldi facendo scalping su GRT da panico, pazzesco, allucinante, è vero, l'ho visto GRT che è sbarcato, è comparso dal nulla, è finito su tutti gli exchange e ha avuto una FOMO senza senso poi, non l'ho capita tutta sta FOMO. Buonasera a tutti, buonasera Luca, ciao Luke, dopo essermi sempre affidato a Mobile Wallet e MetaMask ho deciso di comprare un hardware wallet e ho scelto il Kobo Vault Pro, ottimo, ottima scelta, grazie anche al video che avevi fatto tu. Secondo te ancora sullo stesso livello dei Ledger più o meno? La cosa che più mi preoccupa è incappare in qualche mail o aggiornamento fake. Come fare per essere sicuri che le mail e gli aggiornamenti siano affidabili? Guarda, la regola che vale un po' per tutti questi hardware wallet e in generale per i provider di servizi cripto, quando arrivano le comunicazioni e tutto quanto, è di controllare bene la provenienza. Di solito, cioè molto spesso, diciamo due volte su tre, il dominio della mail si vede palesemente che è farlocco, ovvero non c'è chiocciolaledger.com, penso, oppure chiocciola Kobo, insomma il dominio ufficiale, chiocciolabinance.com per capirci, ma magari c'è un dominio strano con lettere, numeri, cose così, e quindi quello ovviamente prendere e cestinare. Altrimenti, se il dominio sembra buono, anche lì fare attenzione, ad esempio vedere se la mail ha senso. Già se leggi una mail con tono allarmante vuol dire che solitamente è un attacco di phishing, perché ti vuole incentivare a fare cose e quindi magari non è tanto genuina. Se invece sono i classici aggiornamenti, ok, aggiornamenti nel senso nuovi post dal blog, nuove comunicazioni e così via, possono avere senso. L'unica cosa, attenzione, anche quando vai a scaricare magari dei pacchetti di download, ad esempio del firmware di un wallet o così via, tu verifica sempre, o meglio vai sui profili Twitter ufficiali, ad esempio di Ledger, di Kobo, di che dir si voglia, a vedere che anche loro abbiano scritto abbiamo rilasciato il nuovo firmware, quindi cerca conferme, non accontentarti solo della mail che lo dice, così in questo caso se la mail dovesse essere un tentativo di phishing tu avresti riscontro, perché la mail ti dice aggiorna il firmware, su Twitter nessuno dice niente e quindi tu nel dubbio aspetta, perché tanto non scappa da nessuna parte, se hai tenuto lo stesso firmware già per un anno e aspetti un altro mese non succede sicuramente nulla, alla peggio tu addirittura contatti il support e gli dici ma avete rilasciato un nuovo firmware? Ma c'è un aggiornamento. L'unica cosa importante è che la prudenza non è mai troppa, mi raccomando, meglio attendere, avere più prudenza che fare le cose in maniera affrettata.
Puoi fare una riflessione sul grafico Pax Gold, Bitcoin, Binance, compreso volumi giornalieri? Guarda, i volumi giornalieri di Pax Gold contano fino a un certo punto perché il token è legato al prezzo dell'oro, quindi tu dovresti andare a vedere il grafico dell'oro. Tac, eccolo qua. No, ho sbagliato XAU, USD, volevo fare questo. Il grafico dell'oro c'è da vedere, che tra l'altro oggi non sta andando, cioè oggi in questo periodo non sta andando male. Vi ricordate che cosa avevamo detto riguardo alla struttura dell'oro in corso? Avevamo detto che c'era una situazione dove si stavano marcando lower highs, lower lows, insomma una fase correttiva, così, ed è tuttora in corso. C'è il primo segno a cui stare attenti. Il primo segno è il fatto che i nuovi blocchi che abbiamo creato, dove per blocco intendo questo è il blocco 1, poi abbiamo fatto il breakdown e abbiamo fatto il blocco 2, poi abbiamo fatto il breakdown e abbiamo fatto il blocco 3, e quindi adesso abbiamo avuto un reclaim, un passaggio al blocco successivo. Questo volendo è già un primo segno di potenziale inversione di struttura, un early, un segno early di potenziale inversione, ripeto, di struttura. Si può volendo si può attendere un altro segno che potrebbe essere il breakout da questo canale discendente, il reclaim di un altro blocco e così via. Tutte queste cose vanno ad aggiungere chiaramente segnali di effettiva inversione di struttura, non solo un'anticipazione del fatto ma anche l'avvenuta inversione di struttura. Comunque l'oro è ben messo. Io personalmente non analizzo e non so neanche se consiglierei di farlo l'oro e quindi di conseguenza Pax Gold rispetto a Bitcoin, perché non, cioè i mercati mondiali comunque quotano l'oro tendenzialmente in dollaro, quindi il mercato dominante sull'oro e su Pax Gold è ancora oro-dollaro, questo è il mio punto di vista. Siamo offline su Binance, eccolo, per l'appunto. Allora, su Binance ci sono stati dei piccoli problemini. Se voi andate a vedere il feed su Twitter, ad esempio, di CZ o di Binance stesso, se non erro, vedete che è da più o meno 3-4 ore circa che ci sono stati dei problemi al trading engine, ovvero quel motore informatico, l'algoritmo, che va a mettere, a matchare, non so come tradurlo, a unire da un lato gli ordini di acquisto e dall'altro gli ordini di vendita per fare poi le transazioni, le compravendite e i trade effettivi. Questo engine si è messo a funzionare maluccio, c'è stato un bug, mi pare, c'è stato un malfunzionamento e allora l'hanno messo in pausa. E se non erro, ecco, infatti i futures stanno ancora funzionando, se non erro, Binance Chain sta funzionando e così via, futures trading is running, ecco, in mantenimento invece è lo spot, il mercato spot. Poi se volete leggere, qua c'è stato un primo annuncio che però non dice ancora nulla, se non che il trading sui futures continua a funzionare, i fondi sono safe, come suol dire il nostro CZ, e ogni tanto appunto andate a dare un'occhiata su Twitter, soprattutto perché se avete degli ordini in coda magari li volete togliere e quindi ci saranno 30 minuti per togliere cancellare gli ordini, per fare depositi, prelievi, insomma per fare operazioni prima di riaccendere il trading engine, quindi non rischierete di essere stoppati o di vedere dei salti o cose del genere, perché potrete andare a togliere, a cancellare di fatto gli ordini. Vi consiglio, se avete degli ordini messi lì in coda, di farlo, perché non si sa mai la volatilità, la follia che ci potrebbe essere nel momento in cui ritorna up Binance stesso. Ecco, tra l'altro 12 minuti fa è ritornato up, stanno facendo ancora dei test, però se non erro non hanno ancora dato il via al poter cancellare, qui dice no, ancora 1-2 ore, secondo me non è ancora pronto. Ecco, è arrivato adesso qui su Telegram un altro annuncio che vi condivido. Completed System Maintenance, eccolo, alle 6, bene, abbiamo una data, quindi alle ore 7, perché siamo UTC più 1, se non vado errato, ricomincerà l'attività di trading, quindi da adesso potete iniziare a cancellare gli ordini. Ripeto, se avete degli ordini pending o cose che volete togliere, magari adesso provate a riloggarvi su Binance e a farlo, perché potrebbe essere il vostro momento. Ritorno subito da voi, tutto in diretta è successo.
Binance è ancora down, esatto, in ansia per Binance, ma guardi, in realtà non più di tanto. E se sei utente di Ledger, meglio che ti procuri delle armi. Ho visto le recenti minacce che hanno subito parecchi utenti, addirittura, mamma mia, non lo so. No, tra l'altro è vero che Ledger sta vendendo il pacchetto con dentro la pistola anche, ma forse solo in America, o forse è una trollata, non lo so. Puoi fare una riflessione sul grafico? Ok, questa l'abbiamo già letta. Ma su Prime è ancora attivo il bonus sulle commissioni? Valeva, no, purtroppo valeva i primi mesi dopo che avevo fatto il video, mi sa che è scaduto. Abbiamo news su Binance, le abbiamo dette, ok. Cioè, pensavo la candela rossa ti avesse pugnalato in pieno. Aiuto, no dai, non è stata sufficiente. Anche perché è curioso adesso questo movimento. Adesso tra poco lo andiamo a vedere, però è abbastanza curioso. C'è da vedere da che parte andremo, siamo belli estesi e quindi ogni sell off potenzialmente include un rischio. Ci saranno cambiamenti nei live in queste due settimane? Spero di no, voglio la diretta anche a Natale e a Capodanno. Guarda, adesso ve lo devo dire, vi farò l'annuncio, ci devo pensare anch'io perché ovviamente Natale non è che si possa fare granché, però non lo so, non credo sinceramente che sarò live, non so neanche adesso che oggi è lunedì 21, quindi il 23 è mercoledì, cioè mercoledì scusate, è il 23 e ci sarò di sicuro. Poi il 25 è venerdì, quello diciamo che salta, dai, facciamo che salta, me lo concedete? Credo proprio di sì. Vediamo, comunque vi darò un annuncio ufficiale su Telegram. Ciao Luca, come si fa a cancellare gli ordini di cui parlavi di Binance? E in sostanza tu entri in Binance e se hai un ordine, com'è che si chiama? Pending orders, lì in basso nel riquadro, tu fai cancella, elimina, così non rischia di scattarti per senza che tu lo voglia. Maledetto Binance. Ciao Luke, su CoinGecko nella sezione Yield Farming c'è una colonna audit su ogni pool, interessante, ma fammi capire meglio, adesso l'andiamo a vedere tra l'altro. Allora, CoinGecko, eccolo, Yield Farming, intanto continuo a leggerti. Si è più sicuri solo se il pool in questione è stato auditato? Ho letto anche che fine ottobre è stato exploitato Harvest Finance con un attacco, esatto, verissimo. La piattaforma è interessante, ma questa cosa mi ha un po' frenato. Allora, guarda, al momento dov'è che è? Qua siamo sul Yield. Dove sono? Ah, Audit 2, eccolo qua, non l'avevo visto. Tra l'altro, io li guardo anche su Certic Foundation, potete vedere varie piattaforme se sono state auditate o meno da Certic. Esempio, guardate qui, ci sono anche dei punteggi, hanno dato anche dei punteggi. Esempio Aave Audit 1, e lo potete anche leggere, e il punteggio 90 in base a alcune caratteristiche che vengono valutate. E insomma, questa è una risorsa carina, interessante per andarlo a vedere. La stessa cosa si può fare su QuantStamp, che è un'altra azienda che fa audit per lavoro, e anch'essa sul loro sito va a pubblicare tutti i risultati e vari dati degli audit stessi. Tornando a noi invece, come non detto, non andate su QuantStamp, potete andare direttamente qui su questa risorsa, grazie per averla condivisa, nel menu a tendina audit si possono andare secondo me direttamente a vederli, vediamo, benissimo, sono dei tweet però è come se fossero, in sostanza anziché fare un PDF, un report, ci sono queste serie di tweet. Comunque il discorso che volevo fare è che al momento, perché Harvest nessuno? In realtà ci sono degli audit, se voi andate su Harvest Finance, forse qui ci sono ancora poche fonti, l'avevo letto wiki secondo me se non erro, e da qualche parte fatemi vedere, mi ricordo che c'era l'elenco degli audit, adesso se magari non lo trovo subito ve lo rimando. Rischi, facciamo che vi condivido poi più avanti il link per non stare a farvi impazzire. Eccolo, vedete qua,
sono stati fatti audit da queste tre aziende, quindi alla fine anche qua ci sono dei dati forse discordanti, non saprei. Ci sarebbe da vedere le fonti di questa colonna audit e ogni quanto è aggiornata, perché di fatto ad esempio Harvest Finance, che qua viene messo con zero audit, NA, non lo so, forse non è aggiornato, però di fatto li ha fatti gli audit, tra cui Certic per l'appunto, e con tanto di report. Comunque, quello che vi volevo dire è che al momento lo stato dell'arte della DeFi prevede che maggiore è il numero di audit che la piattaforma ha fatto, ovviamente non è il singolo pool, esempio se parliamo di SushiSwap non è il pool EtherUSD che ha ricevuto l'audit, è SushiSwap, perché ovviamente ha il suo set di smart contract che devono funzionare come si deve, e l'audit va proprio a valutare che gli smart contract siano scritti bene, che non ci siano falle di sicurezza nel codice, tutte queste cose qua che noi ovviamente non possiamo capire perché non siamo del mestiere. E più sono gli audit meglio è, perché vuol dire che più aziende, più società indipendenti il cui lavoro è proprio garantire la sicurezza informatica di smart contract hanno detto ok, questo per me è certificato, è sicuro. Però anche se una piattaforma, un pool, uno smart contract avesse 10 audit, purtroppo la sicurezza totale non esiste, perché anche l'auditing sugli smart contract ha ancora uno standard che è in rapida evoluzione, quindi il sicuro non esiste ancora. E potete vedere, come giustamente dicevi, che ad esempio tempo fa è stato hackerato Harvest Finance, ma non solo Harvest Finance, tantissime altre piattaforme DeFi hanno subito dei flash loan attacks, diverse insomma tipologie di exploit che hanno portato alla perdita di fondi. Solitamente sono le DAO, le governance, quindi chi amministra queste piattaforme di tasca propria va a rimborsare gli utenti, anche perché altrimenti avrebbero chiuso, e tanti bei saluti, però è sicuramente un danno e un'infamata la reputazione, ecco. Quindi bisogna stare attenti in qualsiasi caso, controllare quanti audit hanno, a sto punto senza neanche fidarsi troppo di questo dato, e però ovviamente non basta per avere la certezza totale. Siamo tornati a bomba, buonasera Luke, Binance è tornato on, ta 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 ta. Dato che l'app di Binance non offre le notifiche push, usi qualche sistema per notificarti quando ti viene fillato un ordine? In realtà io metto sempre degli alert su TradingView assieme agli ordini che faccio, questa è un po' una mia fissazione, ma anche per avere più fonti, quindi se una piattaforma dovesse magari non mandarmi la notifica, non segnalarmi il tutto, io ho una fonte in più che me lo assicura. Ciao Luca, gas al massimo, ti volevo chiedere se hai sentito del progetto API3, vorrei sapere una tua opinione. Non l'ho mai sentito, ti dico la verità. Volevo segnalarti Binance Dex per acquistare Nexo Token, anche se lo spread non è proprio il massimo. Buono a sapersi. Io di solito quello che consiglio di fare a chi vuole andare a fare acquisti o vendite del token Nexo è usare Uniswap, perché gli altri exchange che vedo che quotano Nexo non li ho mai usati, oppure tendo a non fidarmi. Ciao Luke, Ledger dice che il data breach è relativo agli ordini di giugno, ma io sono tra chi ha ordinato su Ledger i primi di maggio e ero tra quelli delle mail SMS di phishing, quindi ancora mi puzza come la stanno raccontando e non mi sento più al sicuro. Guarda, ti dico la verità, sono talmente tanti che dubito siano soltanto gli ordini di quel periodo lì, perché come hai visto prima c'erano centinaia di migliaia di ordini, pertanto mi sembra difficile. Il funzionamento del sito è molto semplice, tu metti dentro su havebeenpwned.com la tua mail, qua dentro fai gli chiedi pwned e lui ti dirà sì oppure no, e se è sì ti dice in quali data breach sei finito vittima. Questo è quanto, niente di più niente di meno, loro non è che si tengono i tuoi dati, ok, è soltanto quello. Allora, ciao Liu, quando la dominance è in forte ascesa solitamente si sta cauti nei pair contro BTC, invece ha più senso speculare nei pair alt USDT? Ti dico la verità, no, non più di tanto, perché rimane sempre il discorso che le altcoin sono un po' in difetto, quindi io tendo a preferire piuttosto un
come si chiama, un'operatività su Bitcoin, anziché stare a scervellarsi sulle altcoin che stanno sottoperformando. Quindi io preferisco appunto il Bitcoin stesso. Di solito faccio così selezionandoli per volatilità e volumi. Mi pare ci siano probabilità maggiori di profitto rispetto ai pair contro BTC. Poi, oddio Giuseppe, se tu hai riscontrato che magari le altcoin, avendo più volatilità nell'intraday, ti permettono di fare maggiori profitti, per l'amor di Dio continua a usare la tua strategia, eh. Io ti dico, avendo un'operatività più elastica, più di medio termine, tendo a non operare in intraday e noto che comunque nei momenti di ascesa appunto della dominance perdo tempo se mi metto a operare sulle altcoin anche in USDT, perché tendenzialmente hanno un trend decrescente rispetto a BTC, quindi mi vanno a inficiare la performance. Ragazzi, che dite? Primo codice? Andiamo a droppare il primo codice? Ci siete? Siete tutti sul pezzo? Vediamo, ve lo vado a prendere, che me l'ero salvato in un file di testo. Allora, poi magari confermatemi che funziona, perché io ovviamente non li ho testati, me li sono fatti dare ma non li ho testati, perché se no ve li fregavo io e non è che era il massimo dal punto di vista del come si chiama, non so, della fairness, del fair play, ecco. Allora, amici miei, ci siamo, lo sto per droppare in chat, avete tutti aperto PrimeXBT, siete tutti sul pezzo, ovviamente col mio referral lì. Mi auguro, non è necessario, ma allora 3, 2, 1 e siamo sul pezzissimo. Nel frattempo continuo a leggere le vostre domande. Allora, ciao Luca, cosa ne pensi di Cardano? Ci credi nel progetto? Guarda, ti devo essere sincero, ti dico non più di tanto. Ovviamente il codice ha un solo uso, quindi il primo che lo usa se lo piglia, correte. Allora, Cardano non mi fa particolarmente impazzire, sono sincero, perché io mi baso molto sui dati, no? Sui fatti. E quindi io guardo che cos'ha di fatto Cardano, che piattaforme ci girano, che cosa ci può, che qualcuno ci ha creato qualcosa, ha uno use case. Ci ho messo mezzo secondo a metterlo, qualcuno l'ha già preso, boh, tac, siete dei fulmini di guerra. Tra poco ne droppiamo un altro. Comunque io guardo quanti lo utilizzano, chi ci investe, che piattaforme ci girano, da quanto tempo, se è stabile, se ha debolezze, cose di questo tipo. E Cardano, ti dico la verità, guardate Ethereum, che è ovviamente l'esempio con la E maiuscola, quante piattaforme ha, quindi tutta la DeFi su Ethereum, tutto ciò che è nato finora per quanto riguarda l'automazione nella blockchain è su Ethereum, e quindi quello mi fa spingere verso Ethereum. Poi qualcuno mi può dire, c'è EOS, c'è Tron, è vero, ce ne sono tante, e ognuna magari ha le sue applicazioni, la Binance Chain ultimamente ha tantissime applicazioni, e questo mi fa dire bene, mi interessa, c'è fermento, ok? Però Cardano, cosa c'è su Cardano? E questo mi fa un po', mi lascia un po' l'amaro in bocca, ecco. E quindi niente, non, al di là della speculazione, Cardano no, personalmente non mi piace. Potresti parlarci di GRT? Grazie, buone feste. Allora, GRT, volevo quasi fare un video dedicato, però io vi dico, allora, innanzitutto attenzione alla FOMO, perché non è minimamente giustificato quel pump senza senso che ha avuto. Guardate voi che roba, che cosa ha combinato. Fate molta attenzione, perché acquistare questo token adesso significa alla cieca prendere un biglietto della lotteria. Questo sia chiaro. Perché? Perché è online da 1, 2, 3, 4, 5 giorni. Come si fa a definire, tra l'altro adesso appunto è in down perché Binance è ancora non funzionante, come si fa a definire il prezzo di un asset che è sul mercato da 5 giorni? Cioè il mercato non l'ha ancora prezzato, è in una price discovery che deve durare almeno un po' di tempo. Può essere quindi anche il concept, l'idea, il progetto più bello del mondo, ed effettivamente è interessante, perché l'ho guardato
parlato un po' e sostanzialmente vuole fare un'indicizzazione del mondo blockchain. Per mettere, immaginatevi quello che è Google per l'internet, ok, l'indicizzazione, il motore di ricerca e così via, lo vuole fare su blockchain con diverse tipologie di funzionamento. Ci sono alcuni che non mi ricordo i loro ruoli, come si chiamano, ma in sostanza partecipano a questa indicizzazione, permettono di fare query sulla blockchain in sostanza, e loro stessi vengono ricompensati. È come se avessero dei nodi che agiscono su questo sistema. E pertanto, ecco, questo è il funzionamento. È interessante? Assolutamente sì. E se viene fatto bene, ha del gran potenziale. Tuttavia, questo non vuol dire che bisogna acquistare il token. Questa è la cosa importantissima da tenere a mente quando si ragiona sulle altcoins. Cioè, io posso vedere anche il progetto più interessante del mondo, però non posso sapere qual è il fair value del suo token finché il mercato non me lo dice. Certo, io posso fare un mio modello, ipotizzarlo, immaginarlo e fare la mia scommessa dicendo lo compro e lo holdo per 2 anni, però chi mi dice che tra 2 anni non avrà fatto, che ne so, sarà ritornato qua giù, a 5 satoshi, oppure potrebbe essere andato lassù? Sicuramente uno può dire sì, ok, il rischio rendimento è favorevole, però si tratta veramente di una scommessa, scherzi a parte. Quindi io, per come opero io, non me lo sogno neanche di acquistare un token a caso sperando che nel futuro salga, senza avere nessun tipo di riferimento. Questo ci tenevo a dirlo. Allora, torniamo. Dunque, puoi fare una riflessione sul grafico Band Bitcoin? Ma sì, dai, andiamo a vedere Band, che è un po' che non lo guardiamo, che ultimamente dà buone notizie. Però, ahimè, il grafico è bruttino, Il grafico è molto molto bruttino perché ha perso questo supporto, ma d'altronde ultimamente anche tutte le altcoins stanno andando veramente male. Sono rimasto con la posizione su Yearn, ma non è che mi stia dando grandi soddisfazioni, è in perdita anche quella, vabbè, che dire, la teniamo lì, ormai il setup c'è, mi sono tolto da Ethereum perlomeno, sono rimasto soltanto con Yearn, come vi avevo detto nello scorso live. Eravamo però a parlare di Band, non perdiamoci. Allora, vi stavo dicendo che è stato perso un supporto importante, che è questo qui a 32.000 sat, e adesso ci stiamo un po' adagiando su quest'altra area, che è quella intorno tra i 28 e i 27.000 sat, quest'altra zona verde, insomma, per capirci. Se perdiamo anche questa, siamo veramente nella pupù, perché andiamo in questa zona completamente vuota. E ahimè, il supporto sottostante è 20.000, quindi parliamo di un'altra potenziale perdita marcata e notevole. Per questo motivo, avendo una possibilità di perdita così ampia, andare ad aprire una posizione anticipatrice su questo supporto, visto anche che la struttura è estremamente bearish, è poco, secondo me, conveniente, mio personale parere. Torniamo a noi. Conosci il nuovo token DAC? Assolutamente no. Oggi carichissimo, ma sempre carichissimo. Poi vedendo Bitcoin che mi fa questi higher highs e poi ricomincia a essere volatile, io dove vedo volatilità io mi gaso veramente un sacco. Allora, dove siamo finiti? Qua, eccoci. Vergogna Ledger, una società di sicurezza, veramente ragazzi, cioè è agghiacciante il fatto che Ledger per definizione dovrebbe essere veramente incentrato sulla sicurezza, sulla gestione delle chiavi private, nel wallet, nel come è strutturato, e poi cadono come veramente su una buccia di banana nella conservazione dei dati degli utenti, pazzesco, agghiacciante. Pareri su PancakeSwap? Pareri positivi, ti dico la verità, molto positivi. Puoi guardare la situazione di CRO, è sempre abominevole. Tra l'altro PancakeSwap arriva, perché adesso sto preparando un bel video sulla DeFi su Binance Chain e come non parlare di PancakeSwap. Allora, dicevamo CRO, se è ancora abominevole oppure no. Allora, in USD è in downtrend, quindi in BTC secondo me preparatevi veramente al peggio, vediamolo, tatac e via, guardate che bagno di sangue. Tra l'altro l'avevo condiviso, non so se l'avete letto, hanno aumentato ancora i requisiti per richiedere le carte, li hanno raddoppiati se non erro, perché prima erano 2.500 CRO
la rossa e adesso è 5.000, se non ricordo male. Comunque sono aumentati, cioè sono aumentati ancora, aumenteranno ancora a partire dal, era il 16 o il 18 gennaio, non ricordo esattamente. Comunque sì, è veramente, si è rotto il grafico, come dicevamo un po' di tempo fa. Bruttissimo, niente da fare, nessuno spunto di recupero, ma nessuno proprio. Vabbè, che fare? La questione Ledger è gravissima, verissimo, verissimo. Luca, ho preferito non entrare su Juve PSG perché vedo troppa volatilità e FOMO non giustificata. Che ne pensi? Sono assolutamente d'accordo, cioè sono dei token che sono l'incarnazione della volatilità, cioè non sono assolutamente, e la mia visione è che non sono minimamente considerabili un investimento. Sono stati listati, tra l'altro, se non erro, a $35. Di cavoli, anche perché non so se eravate andati a vedere, ma su su Cilit, che è l'exchange da cui nascono questi token, ne avevamo parlato un po' di live fa, sul Cilit Exchange, che è uno scioglilingua, erano già quotati da sempre, vi ricordate, io ve l'ho condiviso da subito, che si poteva anche già calcolare potenzialmente il rendimento, però pazzesco, sono pompati di fatto, perché, eccolo, vedete? Qui in sostanza era già da mo' che c'erano, perché comunque Cilit è nato tempo fa e i token delle varie squadre qui, come vedete, ci sono tutti, e ovviamente Juve e PSG sono quelli che hanno pompato di più. Wow, incredibile. Vediamo che movimento hanno fatto da... allora, immagino che sia qui l'annuncio. 200%, not bad, not bad, però è mera speculazione, perché effettivamente gli use case sono ancora ridotti. È una piattaforma interessante perché ha le licenze della FIFA, insomma delle varie squadre, e c'è dietro Socios, che è un altro progetto NFT legato al mondo del calcio, sempre, che vogliono portare una sorta anche di fantacalcio su blockchain. Sono dei progetti carini, però attenzione che la speculazione già domina sulle altcoins, figuratevi in questo ulteriore nicchia. Allora, Luca, attenzione, c'è un sito fake di Pancake che esce negli annunci di Google, chiede le chiavi private del wallet alla connessione e prosciuga i fondi. Ragazzi, io veramente li odio, ste cose le odio. Se cerchiamo, proviamo Pancake Swap, eccolo, infatti, guardate, questi in generale, quando vedete nella ricerca di Google qualcosa come annuncio, messo come annuncio, che vuol dire che sostanzialmente sono pagati, sono posizionamenti pagati, non cliccatelo mai. Adesso io non so se si può segnalare in qualche modo, se si può lo farò di sicuro, perché l'URL corretto è pancakeswap.finance, mentre questo pancakeswap.app è un fake, è phishing, attenzione, che se vi chiede le chiavi private vi prosciuga i fondi. Questo è un altro tipico tentativo di phishing che andava di moda già tempo fa, mi ricordo anche con Binance l'avevano fatto. Insomma, spero che Google si accorga di questi tentativi di sponsorizzare dei link fake e li radi subito. Due argomenti. Problema Binance. Ah, e grazie Mirko per la segnalazione. Problema Binance, 4 ore in manutenzione e un'idea di trading con visione long term per i fan token delle squadre su Socios. Apparentemente inutili. Ecco, infatti, guarda, io ti dico, il long term... personalmente tenderei a, cioè per come sono fatto io me lo risparmierei, perché non mi ispira più di tanto, e quindi sono speculativi. Fare un investimento su un token del genere con un'ottica di lungo termine, non saprei veramente su che cosa basarlo. Ecco, attenzione anche su Facebook sul fake di Coinbase, assolutamente un fake. Ecco, immagino proprio perché anche gli exchange sono spesso promossi dei fake che ti chiedono poi le credenziali e te le fanno fregare. Ti sei già liberato dei token dei club calcistici? Sì, assolutamente. Io ve l'avevo detto che appena li listavano li dumpavo, quelli che stavo farmando, li dumpo assolutamente. Sì, non li holdo perché non è nel mio portafoglio, non c'è la fetta dedicata a loro.
hai seguito GRT che funziona di preciso e ha pompato? Guarda, ha pompato perché c'è stata tutta una FOMO, un concerto di FOMO imprevedibile, ma ti dico, ripeto, GRT al momento non è prezzabile. Ciao Luca, potrebbe essere una domanda stupida, però ho cercato anche in Google ma non trovo risposta. Vediamo se tu mi sai aiutare. Allora, ho delle shitcoin ricevute da chissà quale fork o airdrop ancora da anni, però credo che già non esistano neppure più. In CoinMarketCap non le trovo, mi dice che non sono più attive. Volevo sapere come le posso eliminare, già che non valgono niente e non mi servono nulla e vorrei sbarazzarmene. Su Binance non me le fa muovere, per esempio. Guarda, io ad esempio sul Ledger avevo, per rimanere in tema di sicurezza, sul Ledger avevo i Kick Token che erano airdroppati a caso e c'è la funzione, non mi ricordo come si fa, ma c'è una funzione, un pulsante che dice hide token, te lo fa nascondere, insomma, così non lo vedi. Ciao Luca, tutto figo Prime XBT, ma quando la tua strategia per il covesting? Ho uno 001 BTC che aspettano di essere allocati. Ragazzi, ma covesting, poi, cioè, se ci fosse la possibilità di mettere un bot che ci lavora, lo farei, anche perché sto cercando il modo di farlo. Ma caspita, di fare io trading discrezionale con sul groppone tutti voi, non me la sento assolutamente. Cioè, troppa responsabilità, cioè psicologicamente è difficile. E questo è. Mi è arrivato il messaggio oggi sul mio Gmail, dice che porta è il Ledger. Attento, se ci sono le... Sono arrivate pure minacce di entrare in casa. Guarda, io credo che siano... Cioè, sono tutti, presumo, dei fake. Cosa dicono? Ti entriamo in casa se non paghi un tot di Bitcoin, scommetto. Ragazzi, sono ovviamente dei fake. Però bisogna fare molta, molta attenzione. Una causa collettiva Ledger li farebbe svegliare. Questa è una grave violazione. Ora degli sconosciuti hanno i nostri dati. Bravo, è vero, e non è il massimo, compreso l'indirizzo di casa, perlomeno dove è arrivato il Ledger. È vero, purtroppo è vero, guarda, è veramente grave quanto è accaduto. Ve l'ho detto, non so come ci si comporta, ci vorrebbe un avvocato specializzato. Ecco, ai francesi mandano minacce del tipo dammi 2500 euro o vengo a casa tua. Infatti, immaginavo. Sì, quello ovviamente non cascateci, perché cioè, non è proprio possibile, ecco, non è così facile. Allora, ho perso tutto. È saltato giù. Beh, amici, allora, visto che è saltato giù, io andrei a vedere... prima ti ho chiesto se hai sellato Juve. Ho sellato tutto al momento del listing. Sì, sì, assolutamente. Faccio di solito una sorta di... Al momento del listing, non è che dampo istantaneamente, visto che è volatile, metto un'impostazione che automaticamente metto un ordine di vendita ogni tipo 30 minuti e lo spezzetta in 10-15 ordini per dampare la frazione iniziale. Allora, andiamo a vedere i grafici. Ma prima, attenzione, siete sul pezzo perché arriva il secondo promo code di Prime XBT. Promo code che è da inserire, vi ripeto, dovete avere aperto l'exchange, altrimenti arrivate sicuramente in ritardo, nella pagina dove ci sono i promo codes, nell'account. Io ve l'avevo detto anche un po' in anticipo per darvi tempo di arrivare preparati e quindi adesso spero che siate tutti quanti sul pezzo. Allora, tra l'altro, adesso tra pochi secondi ve lo droppo, poi ve lo dico, intanto ve lo dico che io ne ho altri tre di questi codici che li dropperò al prossimo live mercoledì, quindi siateci mercoledì, mi raccomando, perché ne vale anche la pena. Alla fine è andata meglio a chi ha acquistato il Ledger su Amazon, è vero. Ma ragazzi, sapeste quanti data leak ci sono stati? Cioè, ormai i nostri dati sono veramente nelle mani di chiunque. C'è da dire che, essendo tema cripto, questo è un po' più preoccupante perché è molto molto targetizzato. Quindi, siamo pronti? Arriviamo? Allora, vediamo se è corretto. Inizia con come, finisce con... Quindi, 3, 2, 1, drop! Ho
fatto un po' di silenzio perché in realtà audio, cioè la registrazione e lo stream sono un po' indifferite. Volevo vedere il momento giusto in cui dicevo 3, 2, 1. Bene, allora, preso, ma no scherzo, ah, meno male, perché ho detto, ma cioè se veramente in un nanosecondo l'hai già preso. Comunque, adesso non scappate, anche se ho già droppato i codici, già utilizzato, perso, via, c'è qualcuno che in un nanosecondo ce l'ha messo, è pazzesco, pazzesco. Allora, vediamo, la prossima volta magari cambiamo modalità e mettiamo una sorta di estrazione di chi è live e chi viene estratto se lo becca, però insomma se... L'avevo preso ma non me l'ha dato per un altro codice AT. No, che sfiga, che sfiga. Niente, no, dicevo che potevo airdropparlo, però in realtà no, perché se poi arriva qualcuno che non ha l'account o non sa neanche di cosa sto parlando, gli sta prendendo tutto il vicino di casa. Quello che l'ha preso può dire che script utilizza. Più veloci del gol di... Pazzesco, va bene, basta. Andiamo a vedere i grafici, torniamo seri, torniamo composti. Bitcoin. Partiamo dal giornaliero che, come vi dicevo, non accenna, o meglio, inizia ad accennare un po' di freno, di pausa, di, come dire, flessione. E meno male, oseremmo dire, perché già siamo iperestesi. Se poi iperestendiamo anche il movimento all'apice dell'iperestensione, finiamo in un cocktail veramente di disastro, di potenziale turbolenza. Comunque, abbiamo le prime due candele giornaliere di flessione. E in sostanza queste due candele non vanno a cambiare nulla, ovviamente, vanno solo a testare un po' di supporti sottostanti intraday. Allora, andiamo a vedere proprio sull'intraday, perché sul giornaliero, come vedete, non ne abbiamo di supporti evidenziabili. L'abbiamo già fatto la scorsa volta questo ragionamento, appunto, nello scorso live. Sul daily possiamo già iniziare a vedere, ecco, un pool di offerta che si è formato sopra ai 23.870. Quindi, per andare a vedere i livelli chiave dobbiamo scendere sul 4 ore, ad esempio sul 4 ore, in realtà questi tre li avevamo visti sul time frame orario, se vi ricordate, adesso evito di andarli a rivedere, però già questo era nato sul time frame orario ed era nato da qua, se vi ricordate. Vi faccio vedere l'evoluzione che questo può servire, può essere utile. Allora, il primo cluster, questo qui a 22.003 circa, ne avevamo parlato nello scorso live, che era nato da questo cluster qui di prezzo, ovvero questa candela rossa che si frappone durante un trend crescente molto forte. Non solo lui, perché anche gli altri sono nati da cluster di prezzo, ed è così che avevamo definito i primi scaglioni, i primi livelli chiave del movimento di BTC stesso. E in sostanza questo, sul quale abbiamo puntato gli occhi di più, perché? Perché è stato testato un po' di volte, poi siamo volati via, siamo partiti per la tangente facendo degli higher high, l'abbiamo lasciato sotto, ma era sempre lì, sempre presente. Poi, che cos'è accaduto? Allora, visto che oggi ci muovevamo, comunque abbiamo lasciato un bel po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo identificato in maniera approssimativa questo cluster, possiamo andarlo ad aggiornare vedendo come il cluster stesso, il supporto stesso, si è propagato sul time frame superiore, ovvero le 4 ore. Guardate, allora, il cluster era questo. E adesso sulle 4 ore possiamo apprezzare un bel pool di liquidità in domanda. Dove? Allora, i più bravi se ne saranno già accorti, più sul pezzo, ma in sostanza abbiamo, guardate, una chiusura qua sotto, poi abbiamo, da oggi anche questa, e le shadow sottostanti. Quindi di fatto il pool di liquidità in domanda si va a posizionare qui. Tac, eccolo. Questo quindi è la nuova iterazione di quello stesso livello propagata a un time frame un po' più significativo. Volendo la si può propagare anche così. Adesso vediamo in realtà come ci comportiamo oggi prima di spostarla troppo. Quindi questo, e ve l'avevo condiviso nell'analisi di Telegram di stamattina, è già un livello di supporto importante. Quindi questo è stato attaccato proprio oggi nel sell off. Ricordo che quando abbiamo fatto l'analisi ci trovavamo, secondo me, da queste parti, stavamo iniziando a svendere un po', e avevo detto: guardate cosa ci abbiamo sotto. Allora, abbiamo innanzitutto una compressione cioè tra questo pool di offerta, che è quello che abbiamo visto poco fa, che è nato sia sulle 4 ore che sul giornaliero. Sul giornaliero in realtà arrivava anche fin qua, se non ricordo male.
che appunto schiaccia verso l'alto, perché guardate, l'abbiamo attaccato e c'è stato un assorbimento, poi nuovo attacco, nuovo assorbimento. Questo segno è stato un segno molto forte, perché abbiamo fatto un higher high sulla shadow, immediatamente soppresso con volumi decisamente sopra la media. Questo è un segno, un'impronta di un elefante, che grossa come un elefante, che è l'offerta che si fa vedere, ok? Quindi questa è la prima impronta. Poi c'è stato un altro colpo di reni della domanda, che di nuovo è andata a testare questo pool, e poi oggi papam, c'è stato il sell off. Il sell off, noi avevamo detto, dobbiamo tenere d'occhio che allora se perde questo livello 23350, questo che adesso è più o meno il range middle, se consideriamo questo come range high, questo come range low, questo è il range middle, il livello di mezzo, questo livello che nell'intraday faceva da supporto con tanto di pool di liquidità in domanda, se perso probabilmente va a scatenare turbolenze e ci porta qua giù, cosa che poi è accaduta. E quindi dobbiamo tenere come primo livello chiave sul quale eventualmente si poteva aprire anche una posizione long aggressiva, in quanto in anticipo, era proprio questo pool di domanda. E quindi niente, questo era il setup che avevo condiviso stamattina per i più audaci. Io non l'ho aperto, ad esempio, perché non opero su questi time frame, però l'ho condiviso perché magari a qualcuno interessa. Come sempre, non per copiarlo, perché lo scopo delle mie condivisioni non è farmi copiare, dare segnali o altre robe del genere, ma soltanto per condivisione a scopo appunto educativo. Adesso siamo nella stessa situazione, ovvero se questo livello si pone come range low e quindi fa vedere un po' di domanda di nuovo, in particolare facendo un bel reclaim del range middle, andremo di nuovo ad attaccare il pool di offerta e vediamo in che modo, magari continuiamo per un po' il range, insomma, tutto da vedere. Altrimenti, se andiamo a perdere anche questo livello, allora andiamo a testare aree più in basso. Di nuovo, su un time frame intraday abbiamo questo e questo come supporto, ovvero 21.5 e 20.750. Sono i due livelli chiave da tenere in considerazione in caso di perdita dei 22.004 di questo pool. E però non hanno la forza di un supporto importante, perché sono appunto dei livelli da intraday. Il supporto più importante, nonché l'unico su time frame daily, rimane quello dei 20.000, ma questo perché siamo appunto in price discovery. Quindi un'operatività sensata quale può essere? Allora, se vediamo al momento siamo in range, quindi operatività da range, ripeto, in ottica intraday. Se andiamo a perdere il range low e andiamo a progredire a ribasso, un'operatività sensata può essere, allora, innanzitutto mettersi in testa che su high time frame abbiamo una struttura rialzista, fortemente rialzista. Pertanto ogni occasione di long è una buona occasione, perché se andiamo a vedere ad esempio gli approcci con queste aree di prezzo, cioè le aree di prezzo che avevamo evidenziato sui time frame minori, e andiamo a notare della domanda, quindi teoricamente se andiamo a guardare sulle 4 ore dovremmo vedere innanzitutto, no, non volevo, volevo cancellare questo, innanzitutto una perdita appunto confermata dei 22.4, poi arrivare al pool sottostante. Sul pool sottostante, se vedo che c'è un minimo di segno di respinto o comunque di pausa del sell off, posso andare a identificare ad esempio su un time frame come può essere l'orario e andare a cercare, cosa che volendo potrei fare anche ora, se si va a formare un lower high, se si va a formare un costrutto di bottom, una W, insomma tutte quelle formazioni che ci possono interessare. Qua volendo, sempre per i più aggressivi, di nuovo sul low time frame, c'era un failure swing che a volte funziona anch'esso in struttura bullish. Un failure swing a ribasso è un setup long potenziale, ne avevamo parlato quando parlavamo di range. Comunque, se adesso ad esempio venisse confermato questo higher low, sarebbe un setup long anche questo. Come vedete, le occasioni non mancano, e questo si può reiterare su tutti i supporti. Per chi invece non è così frenetico di andare a operare come il sottoscritto, io aspetto di vedere dove andiamo a trovare lo swing low sul time frame giornaliero. Quando inizio a vedere un costrutto di potenziale inversione sul time frame giornaliero, nel senso inversione che abbiamo finito di ritracciare, allora vado a cercare il mio setup, non ho fretta di entrare. Ovviamente sul time frame giornaliero perdono di validità questi livelli, sul time frame giornaliero è ancora tutto in divenire, si devono ancora formare i livelli chiave, e questa è la situazione.
situazione. Per ora l'unica operatività interessante può essere quella intraday, oppure il classico, che qualcuno a volte lo fa, non è neanche da me neanche questo, però l'andare a posizionare già dei limit buy sulle varie aree. Oddio, su delle aree di ritracciamento ancora vergini può anche avere senso, perché non sono mai state testate e solitamente, almeno al primo test, con una situazione così bullish è difficile che vengano bucate senza reagire in nessun modo, quindi potrebbe essere un approccio anche quello, però ovviamente è un approccio molto molto aggressivo. Questo è quanto. Poi, andando a vedere le alt, ve l'ho detto, Ethereum ormai sono uscito, ero uscito da queste parti qua, e effettivamente adesso sta continuando a scendere. Quando ho intenzione di rientrare, in caso di reclaim di questa bello drittissimo di questa area, quindi tac, e allora magari si entra. Per ora no. Ovviamente se adesso qui va a fare un altro minimo in questa zona e domani pianta un candelone che recupera questa area, se ne potrebbe parlare, perché abbiamo anche il triple bottom, però tendenzialmente preferirei aspettare il reclaim di quest'area rossa. Mentre Yearn, che dire, non si sta comportando affatto bene neanche lei. Io l'ho lasciata aperta perché sono tornato nelle mie regole di esposizione, ovvero abbiamo la dominance in forte uptrend, massimo uptrend, tra l'altro sta rompendo anche i massimi locali, e io sono esposto soltanto al 2% con un R, con l'esposizione di R su Yearn e basta, non più come prima multi esposto su varie altcoins. Quindi sto lì, me l'aspetto, vediamo, aspetto lo stop loss se dovesse arrivare, oppure se si riprende tanto meglio. E l'ho aperta larga apposta questa posizione, proprio per evitare di farmi stoppare da dei dump istantanei, ecco. Adesso domani, tac tac, vedrete, no, scherzi a parte, l'idea era quella, uno stop loss almeno meno 27%, vediamo, vediamo. Bene amici, questo è quanto, adesso ripasso la parola a voi per due, tre ultime domande e poi basta, poi ci salutiamo, ci rivediamo mercoledì con un'altra droppata di codici, sul pezzissimo. Farai un video su Beefy Finance? Grazie. Guarda, non lo so ancora, non lo conosco ancora, però perché no? Che cos'è su Binance Chain? Sempre fatemi vedere velocemente Beefy Finance, tacché. Vediamo, Binance Smart Chain, why not, perché no, dai. Kusama BTC, allora KSM BTC, eccoci. Kusama, non benissimissimo, perché? Perché comunque, allora, vediamo se il settimanale ci dà qualche dritta. Vedo un cluster, e io dove vedo cluster li evidenzio. Poi vedo un top e vedo, insomma, quest'area di minimo, che è il livello in cui ci troviamo attualmente, che è un range più che altro. Facciamo una cosa, evidenziamolo come tale, perché questo poi diventa un range. Quindi operatività, cioè scusate, struttura ribassista al momento in zona di bottom. Andiamo a vedere il giornaliero e di fatto conferma il tutto, perché ci stiamo muovendo in quest'area qua, un range in zona di bottom, range molto piccolo, quindi non mi aspetto che in realtà ci muoviamo per tanto, perché più che un range è un'area di compressione. Tuttavia, ripeto, primo spunto di operatività possibile potrebbe essere il reclaim dei 0.0026, tac, e poi a salire. Però per adesso, che siamo congestionati in questa zona, non vedo un'operatività interessante, se non quella di range, però abbiamo una struttura ribassista, quindi non lo so. Sinceramente i long non li cercherei, e gli short neanche, perché shortare le altcoins, da mia esperienza, non porta quasi mai a niente di buono. Benissimo, andiamo a vedere altre domande. Prima ti ho chiesto una riflessione su Sailor, che continua a comprare Bitcoin, ma adesso è una moda quasi, è abbastanza notevole il fatto che tanti fondi si stanno esponendo su Bitcoin per combattere la svalutazione delle monete fiat, per decorrelare i loro portafogli rispetto ai soliti asset. Finalmente l'hanno capito, cioè io non so da quanto tempo è che noi lo diciamo, e finalmente l'hanno capito anche loro. Meglio tardi che mai, perché qua la regola è sempre che o evolvi
risolvi o muori, io lo dico spesso, ma ormai lo stanno capendo anche loro, le banche, i fondi, cioè si stanno esponendo un po' tutti su Bitcoin, sulla tecnologia e sulla, come dire, sulla coin stessa. Poi c'è da dire che lui è il re degli oscillatori, sembra Justin Sun ultimamente, come dice giustamente qualcuno, è uno shiller peggiore di Justin Sun, di fatto è la verità, perché ormai è, non lo so, è, sembra, com'è che si chiamava, quello che continuava a postare solo cose bullish su Bitcoin qualsiasi cosa succedesse, però almeno lui non è che lo dice solo ma lo fa anche, insomma è notevole come cosa, al di là di tutto, non paragoniamolo con Justin Sun, dai, peggio di Elon Musk, esatto, magari lui è il prossimo, chi lo sa, si specula addirittura su quello, ci manca giusto quello. Bene amici, io vi ringrazio di nuovo di essere stati presenti qui alla live, davvero, HBAR USD al volo, sì, no, il nostro vicino holder, allora HBAR USDT, andiamola a vedere, allora, perché insomma lui ci dà sempre delle dritte sulle varie altcoins e mi spiace ignorare le sue richieste. Siamo questa me la ricordo perché è la coin irregolare per eccellenza, abbiamo range low da queste parti con in realtà un'area anche sottostante qua, tac, fino a qui, e poi il problema, ecco, ci stiamo trovando al momento proprio secondo me su questo clusterino di resistenza, guardate che roba come lo sta pettinando. E poi sopra di esso c'è un bel pool di offerta bello marcato che è quest'altro qua. Quindi teoricamente, allora, in USDT la struttura è laterale, perché di fatto abbiamo massimi pressoché identici e minimi pressoché identici a meno di questo dump. Quindi abbiamo questa sorta di range high e questa sorta di range low. Vediamo che in sostanza se va a rompere quest'area si potrebbe avere una sorta di range middle qui sui 4 centesimi, si potrebbe andare a voler prendere gli 0.054. Stiamo a vedere. Bene, poi non lo osservo su Bitcoin, ma secondo me su Bitcoin non è bellissimo, giudicando il grafico in USDT. Però me l'avete chiesto così. Amici, io di nuovo vi ringrazio per avermi seguito e spero di ritrovarvi tantissimi su sempre qua mercoledì per salutarci, per farci gli auguri, anche se questo Natale purtroppo è un po' quello che è a causa delle limitazioni e della situazione che stiamo vivendo, ma noi ci teniamo comunque compagnia e io vi faccio gli auguri di Natale con l'airdrop di altri 3 codici promo codes per Prime XBT. Amici, di nuovo un carissimo saluto e alla prossima! E occhio a chi vi viene a bussare in casa per cercarvi il ledger. No, scherzo. Ciao a tutti.